Come si può spiegare l'esplosione violenta del fondamentalismo islamico attraverso la formazione dei partiti legati alla Fratellanza Musulmana e alle sette salafite e jihadiste, per poi arrivare all'azione belligerante del fronte al-Nusra, Boko Haram, Al-Qaeda e infine allo Stato Islamico? Oggi l'ISIS, o meglio lo Stato Islamico, come pure Al-Qaeda e gli altri gruppi armati del fondamentalismo islamico, sono stati e tuttora continuano ad essere funzionali alle strategie delle guerre imperialiste provocate nei diversi paesi del Medio Oriente. Guerre che sono diventate un soggetto di uso mass mediatico nella maniera più assoluta e violenta, un vero terrorismo mass mediatico di Stato. Perché le immagini delle esecuzioni esemplari o le distruzioni di grandi monumenti servono per dire ai governanti del mondo: adesso ci sono soltanto le guerre religiose e di conseguenza le guerre di civiltà. In realtà non ci sono guerre religiose, o le cosiddette guerre di civiltà sono un artefatto semantico e mediatico del Pentagono e della NATO. Infatti, quando gli Stati Uniti e l'Unione Europea dichiarano dobbiamo esportare democrazia nel mondo, in realtà stanno dicendo che vogliono esercitare il controllo assoluto dei mercati, delle riserve dei minerali energetici, del metano, del petrolio, dell'uranio, dei minerali preziosi, dell'oro, del platino, dei diamanti e dei minerali strategici, il litio, il titanio, il cadmio, il niobio, il cobalto, il magnesio e delle riserve acquifere, visto che le prossime guerre saranno per l'acqua. Il fondamentalismo islamico, ma anche quello cristiano e l'ebraico, sono elementi complementari necessari per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica la guerra, lo sviluppo dei conflitti espansionistici interimperialisti.